Beer and Food Attraction 2020 ci troviamo allo stand di Coca-Cola HBC Italia e siamo in compagnia della neo responsabile commerciale per il canale Out of Home, Silvia Molinaro. Silvia, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie. In questo stand vediamo alle nostre spalle sia l'insegna Coca-Cola che quella rosso pomodoro. Perché questo connubio? Una delle grandi strategie di Coca-Cola dei prossimi anni è appunto quella di rinforzare quella che è l'occasione di consumo di Coca-Cola con il cibo. E quale miglior connubio di lavorare nell'abbinata Coca-Cola e pizza. E quindi abbiamo scelto un partner di eccezione che è Rosso Pomodoro, con il quale collaboriamo già da diversi anni. Abbiamo scelto quindi di essere presenti con loro. Silvia, tu, come dicevo poco fa, sei stata appena nominata responsabile commerciale del canale Out of Home. Il food service ce l'hai nel sangue, viste le tue esperienze passate anche in altre aziende. Qual è il tuo programma per il prossimo triennio qui in Coca-Cola HBC Italia? La strategia di Coca-Cola dei prossimi anni prevede di lavorare, noi la definiamo strategia 24/7, 24/7, ovvero l'opportunità di dare a tutti i consumatori in ogni momento della giornata, 7 giorni su 7, l'opportunità di bere un prodotto Coca-Cola. Proprio per questo noi abbiamo lanciato negli ultimi anni, e non siamo più un'azienda che parla solo di Coca-Cola, ma abbiamo lanciato appunto un tè che vale oggi circa il 10% del mercato, che è Fuse Tea. Abbiamo lanciato Adez, che è una bevanda vegetale, quindi un prodotto completamente diverso che parla anche a un consumatore diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati a parlare. Siamo oggi distributori di alcuni marchi spirits, primo fra tutti Lucano, e quindi proprio con l'obiettivo di allargare quanto più possibile la strategia. Coca-Cola cerca di essere sempre più all'avanguardia ed innovativo, quindi se mi chiedi quali sono i miei programmi per i prossimi anni sul canale Fuori Casa, sicuramente uno dei miei obiettivi è quello di segmentare nel miglior modo possibile il mercato. Uno dei modi che stiamo cercando di utilizzare in questo momento è quello che noi definiamo internamente BDAA, ovvero Big Data Advanced Analytics. Quindi prendere, fare esattamente quello che fa Amazon da diversi anni, prendere tutti i dati che abbiamo possibili del consumatore e utilizzarli nel miglior modo possibile per dare al consumatore la miglior esperienza e quindi segmentare nella maniera corretta il mercato. Questo per assurdo potrebbe voler dire che due punti vendita non troppo simili ma nella stessa area potrebbero avere due assortimenti Coca-Cola diversi nelle frigovetrine che noi normalmente mettiamo su questi punti vendita o disponibili, diciamo, nel punto vendita stesso. Quindi questo forse è il progetto più grande che va sempre nella strategia di Coca-Cola HBC, quindi sempre un portafoglio il più possibile allargato, ma che dia al consumatore esattamente quello che cerca nel punto vendita in cui lo potrebbe cercare. Quindi una personalizzazione estremizzata. Sì, è esattamente questo. E allora Silvia, prima di lasciarti ai tanti impegni, io devo fare anche a te la domanda che ho rivolto a tanti altri nel corso di questa manifestazione: Plastic Tax and Sugar Tax. Allora, Coca-Cola già da diversi anni si impegna appunto per ridurre la quantità di plastica che c'è nei nostri pack. Non lo diciamo molto spesso, miglioreremo, diciamo, su questo, però una delle cose che stiamo facendo, negli ultimi 20 anni abbiamo ridotto di più del 50% il quantitativo di plastica presente nei nostri pack. A breve inoltre partiremo con una campagna che avrete, spero, il piacere di vedere tutti, proprio per raccontare quello che stiamo facendo, quindi delle novità anche sul pack innovative. Ricordo a tutti che in questo momento la legge italiana non ci consente di avere dei pack che superino il 50% di rPET al loro interno, mentre il mondo in realtà ci sta chiedendo altro, quindi questo è un aspetto sicuramente che chi legifera dovrà prendere in considerazione, se pensiamo anche che in tanti paesi del mondo, penso a Svizzera, penso ad Austria, penso a Irlanda, Coca-Cola HBC ha già dei pack interamente
fatti di ARPET. Quindi questa è una riflessione che saremo chiamati tutti quanti a fare, ma soprattutto spero chi legifera nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Silvia, grazie per il contributo, avremo modo di confrontarci ulteriormente nei prossimi mesi attraverso la nostra rivista dedicata al mondo della distribuzione automatica vendingnews.it, ma anche attraverso il Fuoricasa, il periodico cartaceo e digitale dedicato al mondo del food service e dell'Horeca. Grazie per il contributo nel frattempo. Grazie a voi e buona giornata, buona fiera a tutti, grazie.